partita, la sapevamo che è una partita tosta, forse la più tosta di queste ultime, di queste quattro partite, che poi ci sarà la pausa. L'abbiamo provata al meglio, solo che abbiamo visto com'è andata. Secondo me non è che abbiamo giocato proprio male, anche perché il pallino del gioco secondo me l'abbiamo tenuto sempre noi, soprattutto nel primo tempo. Poi nel secondo tempo avevamo pure il vento contro, quindi loro hanno avuto quell'occasione sul calcio d'angolo e hanno fatto gol. Quando hai saputo di giocare per la prima volta da titolare, se sei contento della tua prestazione? No, guarda, la mia prestazione posso fare molto di più da quello, visto che mi conosco io bene. E quando l'ho saputo ero contentissimo, però peccato il risultato, potevo essere ancora molto più contento. Saprei che sia stato un incidente, chiamiamolo così, di percorso, che già dalla prossima possiamo vedere un altro Messina, oppure che la stanchezza comincia a farsi sentire sulle No, gambe. no, secondo me è stato un incidente di percorso che noi già da oggi pensiamo già a domenica, la partita contro la Juve Stabia. A livello fisico sentite che c'è questa stanchezza dovuta al fatto che in estate non si è fatto un lavoro tutti insieme? Forse un pochino, però cioè, parlando con i compagni questa stanchezza noi non la sentiamo, noi ogni giorno ci alleniamo a 1000 all'ora e cioè, non siamo proprio stanco come leggo sui giornali. Meglio quarto di difesa o quinto di centrocampo, per esempio. Cioè io sono proprio terzino quarto di difesa, però dalle caratteristiche che ho preferisco più il quinto. Mi piace più spingere, più mettere palle dentro. Il mister in passato ha parlato dell'ipotesi di giocare a tre dietro, tu potresti essere una buona soluzione per la destra. Io mi alleno sempre al massimo e quando mi chiamerai io sarò sempre pronto. È mancata secondo te un po' di reazione dopo il gol a Catanzaro? No, non è mancata. Ti ripeto, ci avevamo avuto il vento contro, quindi ogni volta che buttavamo sulla palla loro rispingevano, prendevano sempre le seconde palle e quindi non sempre a scappare dietro. Se noi avessimo avuto il vento a favore il secondo tempo, secondo me la partita non finiva in questo Forse avete speso troppo nel primo. Sì, secondo me sì, perché quello che mi ricordo noi il primo tempo eravamo sempre lì. Sulla partita di domenica, se ritieni che la Juve Stabia sia una delle squadre di fascia alta. Guardi, io questo girone non è che lo conosco così tanto, però da quello, visto che domani i miei compagni dicono che è un'ottima squadra. Quindi dobbiamo prepararla ancora meglio questa settimana. Posso? Nel primo tempo a Catanzaro hai messo un paio di palloni interessanti, avevi forse un po' più spazio perché loro giocavano 4-3-3. Poi hanno cambiato, si sono messi a 4 a centrocampo, forse avrò più difficoltà a cercarti lo Sì, spazio è al di là vero, della tua loro nel linea. primo tempo giocavano col 4-3-3, poi subito mancavano 10 minuti a fine primo tempo si sono messi a 4, quindi sulle fasce non c'erano grossi giochi. Poi ripeto, nel secondo tempo di nuovo vento Sì. contro, quindi avevamo difficoltà a uscire. Tu ce l'hai 90 minuti in questo momento, sì? Ma Sì, io mi alleno sempre a 2000 e la mia caratteristica è la corsa, quindi sempre pronto. senti la stima del mister, spesso ha parlato anche di te, insomma. Sì, io la sento perché so che in allenamento do sempre il massimo e quindi quando un allenatore vede questo in un giocatore c'è sempre la stima.